Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati e soprattutto saluti da Coop. Questa mattina, ragazzi, io mi sto veramente rendendo conto che purtroppo, ahimè, stiamo arrivando alla fine di questo nostro percorso. Sì, perché insomma domani sarà la nostra ultima puntata, però insomma davvero un grande grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, che ci state seguendo numerosi, davvero un grazie ai punti vendita, quindi ai direttori, ai capi reparto, tutti coloro che hanno lavorato all'interno. Perché devo dire che oltre che imparare quella che insomma un po' la dinamica, il raccontarsi. Stiamo diventando tutti esperti di tecnologia, grazie, lo devo dire. Insomma, stamattina c'era la nostra super Chiara, il gruppo appunto di Vudio, perché insomma loro riescono in pochi minuti a risolvere tutti i problemi tecnologici dei collegamenti. Quindi davvero un grande grazie. Insomma, chissà, qualcuno di noi forse potrebbe avere anche un futuro nell'ambito così in qualche modo della regia, no? Ovviamente scherzo, ognuno il proprio mestiere, a ognuno il proprio mestiere. Questa mattina il nostro percorso ci porterà nella bella Bari, esattamente per Coop Passeur, appunto Bari, e ci sposteremo anche invece dentro un altro supermercato, Coop & Co, una dicitura diversa e scopriremo anche perché si chiama così, esattamente San Ruffillo, Bologna. Allora vediamo se sono pronti i nostri due ospiti, i nostri collegamenti, ecco, li vedo già. Preparati. Ecco, Buongiorno a tutti. Filiberto direttamente da Bari. Ma Ciao, Filiberto di buongiorno a Bari è tutti. anche il cognome? No, aspetta, Filiberto di Sì, Bari sì. è come Nicola di Esatto, il Bari. cognome. Perfetto, Esatto, il cognome di Filiberto di Bari. Bari. Esatto, Filiberto di Bari che è anche a Bari. Beh, insomma, io direi che qui è il certo. trionfo della coerenza proprio. E vedo invece Assolutamente sì. inquadrato, eccolo, eccolo, il nostro Mauro. Quindi grazie Eccomi. ai Ciao, nostri due buongiorno a tutti. direttori. Mauro Ciao. invece da Coop & Coop di San Ruffillo. Allora, partiamo subito con Filiberto. Senti, Non facciamo prende. un po' così, un piccolo passo Sì. Certo. indietro. Ultimamente, dai, lo stiamo facendo anche per così provare a vedere quelle che sono state un po' le criticità, le difficoltà della fase 1, ormai nota a tutti, e anche vediamo un po' come è cambiata magari invece questa fase 2, quindi il modo è di approcciarsi nel far la spesa dei soci e Certo. ovviamente anche il vostro modo di gestione. Certo. Sì, allora, intanto buongiorno a tutti. Appunto, come quello che è accaduto durante la fase 1 è stato un momento assolutamente sconosciuto per noi. È stato un momento, che veramente ci ha messo un po' alla prova di quelle che erano un po' le capacità di tutti quanti noi. C'è stata, una grande difficoltà che era, diciamo, la restrizione, appunto determinata sul territorio e il punto vendita di Bari Passeur, si trova giusto al centro della città. E quindi è stato uno dei punti di riferimento per tutti i nostri soci e consumatori. Devo dire che abbiamo avuto, diciamo, degli ingressi inaspettati e soprattutto diciamo, quello dove, per la quale ci siamo impegnati a fare è cercare di gestire quelli che erano appunto le presenze e soprattutto quello che era un po' diciamo, il compito al quale eravamo chiamati e che era un compito assolutamente, diciamo, sociale. Che è quello che contraddistingue la nostra cooperativa. Abbiamo cercato di gestire gli ingressi e soprattutto la disponibilità dei prodotti per tutta l'intera giornata, che era un impegno non da poco. Abbiamo rimesso Senti, in discussione. Sì. chiedevano anche a voi lievito di birra all'epoca? Sì, infatti abbiamo, come dicevo prima, abbiamo rimesso in discussione tutti i nostri processi di gestione, dalla preparazione all'allestimento, a degli orari anche di allestimento. Perché avevamo delle richieste, diciamo, inconsuete, soprattutto molto importanti su determinati prodotti, come per esempio il lievito di birra, la farina. Avevamo continuamente il banco delle farine vuoto. Devo dire che poi tutta, diciamo, la macchina della cooperativa si è mossa con forte velocità per cercare di garantirci la disponibilità del prodotto. Ed è quello che abbiamo fatto e continuiamo ancora a fare per tutti i nostri soci e consumatori. Devo dire che è stata un'esperienza dura, ma diciamo, noi tutti, con tutta la squadra e tutti i nostri soci, hanno riconosciuto, come dire, la forza della nostra cooperativa, soprattutto oltre che per il ruolo di servizio, ma per tutto quello che è stato fatto nell'ambito del sociale, perché comunque le iniziative sul sociale sono state tante, a parlare diciamo da quelle che sono state le donazioni organizzate con il comune o anche con diciamo, il supporto a quelle che erano diciamo, le varie iniziative dello Stato, o provo ad immaginare quello che erano i buoni messi a disposizione attraverso il comune dove la cooperativa
ha come dire, concesso un ulteriore 10% di sconto, ma proprio per dare la possibilità a tutti i soci e consumatori di usufruire di quello che era, come dire, i prodotti in un momento di difficoltà, perché chiaramente molte aziende erano chiuse e c'era proprio l'impossibilità economica di poter, diciamo, per poter accedere all'acquisto, diciamo, dei beni primari. Chiaro, e questa è stata la fase 1. Questa due. È stata la fase 1. Nella fase 2. Prima poi ci spostiamo un attimo, ci spostiamo solo un attimo però sì. A Bologna, così sentiamo un attimo sì. Mauro. Mauro, raccontaci invece tu, innanzitutto partiamo dalla dicitura. Coop & Coop, il vostro supermercato, in pochissimi secondi, riesci a spiegarci un po' cos'è la differenza, cosa lo distingue per esempio dall'Ipercoop, per esempio Bari. Allora, Coop & Coop l'insegna che in passato c'era all'interno della cooperativa e quindi segnalava un negozio di dimensioni medie, diciamo, che si differenziava dal supermercato e anche dall'ipermercato. Quindi la nostra è una superficie che si aggira, come lo chiamiamo noi in termine tecnico, di superstore, quindi una superficie che si aggira intorno ai 3.000 metri circa. E noi siamo un grande, grande supermercato di quartiere di Bologna. E probabilmente siamo anche uno dei supermercati più vendenti d'Italia. Abbiamo questo primato e siamo contenti di averlo, insomma. Certo. Senti, peraltro so che da voi i soci, insomma, voglio dire, sì, sono anche un po' particolari, nel senso che andate a servire appunto quella che è la zona centrale, ma anche sì coloro che abitano nelle prime zone dell'Appennino bolognese, quindi magari chi si trova in paesini appunto di collina, appunto dell'Appennino, quindi di montagna, e magari vogliono andare a fare appunto la spesa, quella più importante, no? Quella più grossa, no? Esatto. Come si dice, e vengono da voi. E così, esatto, quindi. Esatto. Quindi anche una tipologia, sì, esatto, di soci particolari. Sì, esatto, siamo collocati in una zona un po' particolare di Bologna e prendiamo, diciamo, per le direttrici quelle che sono... I paesini principali di montagna del primo Appennino. Certo. Hai detto bene, quindi le persone vengono molto probabilmente a fare la spesa più grande qua. Certo, tra l'altro siete anche molto forti e molto caratterizzati dalla presenza soprattutto del prodotto fresco, insomma, poi magari dopo da lì sì, ci racconterai anche un po'. Io so che c'è un polpettone, dico solo questo, che pensate? Sì. C'è gente che attraversa tutta la bella Bologna per andare proprio alla Coop & Coop San Ruffillo per questo famoso polpettone, non solo, anche per le lasagne, ma poi questo polpettone però non so perché, ma mi incuriosisce molto. Quindi magari ti do questo piccolo compito, se vuoi, se riesci in qualche modo a farti dare qualche piccolo ingrediente, non pretendo la ricetta, perché io devo venire da voi, giustamente. Io se vuoi però... ti do la ricetta perché ho qui di fianco una mia collega che ve la dirà molto volentieri, perché è un punto di riferimento. Oltretutto la mia collega è una delle vecchie, ma non me ne vorrà, ce l'ho qui di fianco, non me ne vorrà, ma è una delle vecchie del supermercato, diciamo. Dire così, quindi, a una donna, ma... No, infatti è diventata tutta rossa, però io ve la passo, certo, comunque, perché vi voglio far dire qual è la ricetta del famoso nostro polpettone, ecco, quindi ve allora la passo un attimo. Cogliamo subito l'occasione, perché poi non vorrei che dopo cambiassero idea, quindi ci facciamo andare subito la ricetta. Sì, esatto, ve la passo un attimo e cerco di darvela, un attimo. Eccola. Buongiorno, facciamo tutti. Anche vedere. Ah, ma è giovanissima. Allora, il nostro polpettone. Innanzitutto lei è Morena, così almeno Morena, si presenta. Ciao. Morena, guarda, fai una cosa, se riesci, oppure chiediamo, sì, a Mauro, che ormai sta diventando un esperto in tecnologia e in collegamento. Fai vedere un pochino meglio il bel viso. Aspetta che t'abbiamo di perso, Morena. Scusa. Hai detto, chiediamo a Mauro. Poi... Noi siamo sempre qua. Ecco, se Mauro ti può inquadrare un pochino meglio, perché così vediamo tutto il tuo bel viso, Morena. Perché non mi vedono. Aspetta un attimo, perché abbiamo il problema. No, il ma problema, io sono convinta che Mauro ce la fa. Ha fatto un'ora di lezione con Chiara. Eccola. Allora, aspetta che mi Benissimo. Metto gli auricolari. Ah, mi vedi registra. Meglio così? Sì, perfetto. Oh, là, ecco, benissimo. Oh, ok. Allora dai, raccontaci un po'. La al ricetta... volo, però, dacci qualche ricetta. Allora, innanzitutto San Ruffillo è famosissimo per lasagne fatte da noi, roast beef e polpettone. Il polpettone è fatto con il lombo, con il prosciutto cotto fior fiore Coop, con la ricotta mista, con il parmigiano reggiano, uovo e naturalmente cotto con latte e burro.
ed è buonissimo. Qui veramente lo vengono proprio a prendere da varie parti di Bologna. E fanno però, bene, appunto, fanno bene. Fanno bene, come dicevo, anche il nostro roast beef fatto da noi e le lasagne non sono da meno. Basta. Sì, ragazzi, un pranzo completo. Un sì, assolutamente, completo. Ragazzi. Sarufillo per queste tre cose al top. Fantastico. Vi saluto, buona giornata. Grazie, grazie Morena, buon lavoro a te. Buona ciao. Giornata. Abbiamo capito che la ricetta l'abbiamo avuta, ragazzi. È stato anche abbastanza facile riuscire a capire perché Mauro è stato fantastico. Quindi abbiamo anche la ricetta del polpettone, che ovviamente però si va a gustare a San Rufino. Torniamo invece in quel di Bari. Filiberto, eccoci qua. Vedo sì, che sei Cristina. In compagnia. Allora, ecco. Sì, sì, perché avevo il piacere di fare un piccolo intervento ad una mia collega, una delle ragazze del punto d'ascolto della barriera casse, che un po' rappresenta tutto il reparto, per quello che è stato il momento che hanno vissuto, diciamo, dal passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Provo a passare, diciamo, la parola alla collega. Volentieri, noi ascoltiamo. Ecco, facciamola vedere bene anche lei. Molto bene, inquadriamola. Ecco. Molto bene. Buongiorno, ciao. Ciao, lavoro appunto presso il punto d'ascolto e le casse di Bari Pasteur. L'emergenza Covid ci ha travolti letteralmente e quasi come un fiume in piena. Abbiamo incontrato tantissime difficoltà che grazie però ai clienti, alla loro gratitudine, è stato bellissimo riscontrare il ringraziamento dei clienti direttamente in cassa, loro ci riempivano di complimenti. Questa cosa ci ha dato il coraggio e la volontà di andare avanti. Naturalmente è stato lungo il periodo perché il primo passaggio è stato abbastanza difficoltoso, poi invece con i dispositivi di sicurezza che l'azienda ci ha fornito abbiamo superato la fase peggiore. Abbiamo vissuto anche momenti abbastanza simpatici quando ci hanno appunto ci hanno detto di indossare le mascherine. I clienti inizialmente colti dall'impreparazione venivano, che ne so, con le maschere da sub oppure bendati, no, tipo fisicati con le garze, con le garzine, che ne so, situazioni un po' strane che ci hanno fatto sorridere, per fortuna, in un momento di panico, di paura. Certo, certo. Ora, però creativi, sono stati creativi, di sicuro. Molto, molto. Quello che mi viene da dire è che il motto "andrà tutto bene" per noi rimarrà nel cuore, perché nonostante la lontananza fisica tra colleghi, guardandoci negli occhi ci davamo la forza, il coraggio, e alla fine è andato bene, è andato tutto bene, l'azienda ci ha aiutato moltissimo. L'ultima cosa che mi sento di dire è un invito a voi tutti, amici, colleghi, di venire a Bari. Bari è una città splendida, si sente nel centro storico il profumo, l'odore dell'ospitalità, della cordialità e della nostra allegria. Veniteci a trovare, anche i prodotti enogastronomici sono fantastici, vi aspettiamo. Questo buona giornata. Questo è bello, verremo volentieri a vedere la bella Bari, insomma, poi in questo momento, grazie, no, dove è bello, grazie, anche conoscersi, ciao, fisicamente. Grazie, grazie, buona giornata a te. Senti Mauro, ciao, siamo ciao, ancora un attimo, siamo un attimo ancora con te, Mauro, mi senti? Sì, 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 assolutamente. Perché stiamo parlando di specialità. Allora, abbiamo appena sentito e gustato in qualche modo la ricetta del polpettone, però so che siete molto forti invece voi, sempre in qualche modo riguarda la carne. Proprio in quel che è uno dei vostri reparti, insomma, sicuramente un fiore all'occhiello, che è la macelleria, e so che puoi farci parlare con il nostro macellaio, perché avete delle specialità legate alla carne. Allora, se sei in zona, facciamo così, ti faccio raggiungere la macelleria, così poi da lì ci racconterai quelle che sono un po' le specialità, gastronomia, macelleria, insomma, quelle che vi caratterizzano, ok? Torniamo invece allora... Sì, sì, un attimo. Torniamo invece... Ecco. Eccoci qua. Allora, torniamo invece da Mauro. Mauro, eccomi. Allora, è bello perché io chiedo scusa, ma con le mascherine inizio a fare una confusione, ormai sarà forse il periodo, quindi io sento parlare, ma ogni tanto ho dei vuoti su chi mi sta parlando. Mauro, no, dicevo, un altro aspetto importante vostro è stato sicuramente la presenza di un ausilio molto importante, ausilio per la spesa, ovvero sì, dei volontari. Dico bene, raccontaci tu. Questo, ricordiamo, avveniva in tempi precedenti il Covid, quindi voglio dire un'attenzione che già c'era. Che cos'è? Allora, questo punto vendita è caratterizzato, come molti punti vendita che sono presenti a Bologna, da ausilio per la spesa, che è un servizio
a mio avviso veramente fantastico e veramente bello, e sono quelle cose che ti porti nel cuore e che ti fanno dire che Coop è diversa, perché queste persone sono tutti dei volontari, sono dei soci e sono volontari che vengono all'interno, che praticamente lavorano fisicamente nel punto vendita come volontari e portano le spese alle persone bisognose, portatori di handicap, ed è un servizio che è effettuato da circa 70 volontari, vengono serviti 90 utenti circa. L'anno scorso sono state fatte 3.300 spese per un importo di 143.000 euro. Quindi numeri molto importanti, fatte da persone splendide, capitanate, diciamo così, capitanate perché è giusto dirlo, da Roberto Nanni, che è il vicepresidente della zona Savena, che è la zona che ci rappresenta, e quindi a mio avviso una cosa molto bella, molto lodevole da parte della cooperativa, ma soprattutto dei nostri soci attivi, dei tanti soci che si danno veramente da fare per cercare di aiutare il prossimo. Questa cosa è una cosa che avveniva pre-Covid, perché purtroppo con il Covid tutto si è fermato per questioni di sicurezza e quindi queste persone non potevano più effettuare questo tipo di servizio. A luglio, con tutte le precauzioni del caso, tutto quanto ripartirà, diciamo, e quindi siamo contenti anche in questo caso e utilizziamo anche questa piattaforma per dire forza ragazze di ausilio, bentornati a Sanruffillo, e soprattutto grazie da parte probabilmente anche degli utenti che ci sono. Certo, bello questo, molto molto bello. Fra l'altro, insomma, so che avete avuto tante aiuti, avete dato tanti aiuti anche attraverso associazioni, però per esempio penso alle cucine popolari, no? Sì. Case Zanardi, insomma, quindi davvero una grande attenzione al prossimo. Questo è molto bello. Allora, torniamo, grazie Mauro, torniamo grazie a Bari, all'Ipercoop Pasteur, dal nostro Filiberto. Allora, vediamo se ha raggiunto sì. La macelleria. Sì, Cristina. Allora, dici un po', quali sono volevo fare un piccolo passaggio. Allora, questo negozio ha una forza importante su tutta l'area, diciamo, del deperibile, reparto fresco. E la macelleria, in primis, è uno dei reparti che in questo momento sta dando, diciamo, dei grandi risultati. Io volevo, come dire, farvi parlare un attimo, far intervenire il nostro macellaio per quella che è la produzione di due nostri prodotti, diciamo, tipici. Uno in particolare è la braciola, che è un involtino grande, gigante, diciamo, di bovino, con una cottura particolare che ora il nostro macellaio vi racconterà. E poi uno dei nostri punti, diciamo, di forza, anche la produzione, diciamo, interna della zampina. Passo la parola al collega che adesso ci raggiunge, un secondo solo il tempo di passare, certo, la cuffietta, così appunto, diciamo, siamo, c'è la possibilità di... Siamo a tua disposizione, quasi. Tu segui, coordina okay. Le operazioni. Ecco il nostro macellaio. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Eccolo qua. Ma allora, quali sono... Beh, come ti chiami però? Aspetta, questo... Sono Gino, il macellaio. Ah, Gino, scusami, non avevo capito, perfetto. No, perché ho detto, ok, il macellaio, però insomma hai il nome. Gino, ottimo. Gino, senti, grazie innanzitutto per essere qui con noi questa mattina. Senti, quali sono un po' le specialità legate ovviamente alla carne che vanno per la maggiore lì da voi a Bari? Mi diceva la bracciola? Sì, allora noi facciamo la bragiola. La bragiola è tipica di Bari. Viene... No, aspetta, dillo, come si dice la bragiola? Bragiola, io voglio dirlo come lo dite voi, perché è più bello. La bragiola. Di bovino, che è questa, involtino di bovino. Con ma non è la bracciola? Sì, è la bragiola, a Bari si intende la bragiola ragù, fatta ragù, che è prettamente la domenica. Ah, ma io credevo che fosse, cioè che l'aveste detto bragiola per dire bracciola, quindi non è la bracciola, il pezzo di carne con, cioè senza osso. Le fettine fatte aperte, fettine tagliate con dentro sale, formaggio, prezzemolo e pancetta. Ma allora ragazzi, bragiola barese, che si fa il ragù e quindi si fa la bragiola, ed è questa. Che quindi è una molto... cosa diversa, perfetto, e deve essere molto buona, molto gustosa. È ottima, infatti ce la prenotano dal venerdì
il sabato per, diciamo, ce le prenotano. È un prodotto molto richiesto questo, molto richiesto. Ottimo, e questo per quanto riguarda la carne. Poi, sì. Filiberto, so che siete molto, so che volevi parlarci anche di qualche altra vostra specialità nel reparto panetteria e gastronomia, perché abbiamo purtroppo sì. pochi minuti, ahimè, e sì. dobbiamo correre. Abbiamo anche correre. Il prodotto tipico, che è la salsiccia, la classica, diciamo, la zampina, questa è fatta con bovino, suino e ovino. All'interno c'è sale, formaggio pecorino e basilico. Questa è la classica, diciamo, la zampina, un prodotto molto, molto richiesto nella nostra zona. Molto buona, saporita. Saporita, infatti, si capisce. Quindi va cotta magari, come va cotta? Alla brace? Questa. Alla brace, infatti. Benissimo, sì. È molto saporita. Ottimo. Facciamo una carrellata velocissima, perché purtroppo siamo in chiusura, ma scusami Filiberto. Okay. Siete forti, però dicevamo appunto anche per quanto riguarda le proposte di farinaci, quindi di pane e gastronomia. Dai, al volo, raccontaci un attimo, cosa ci vuoi far vedere? Ok. Grazie Gino, Grazie Gino. Arrivederci. Ciao, grazie. Sì, Cristina, buono. Ciao, grazie. Cristina, ci sono? Sì. Allora, niente, vi ho fatto raccontare in breve da Gino la particolarità della macelleria. Adesso vorrei farvi raccontare in breve un'altra delle, diciamo, tipicità del posto, ovvero la focaccia barese. Qui abbiamo Alessandra che ci racconta brevemente quelli che sono, diciamo, i segreti della lavorazione di questo prodotto. Passo subito, diciamo, una delle... la cucchetta d'Alessandra. Ci siamo? Sì. Perfetto. Allora, Alessandra, dai, al volo. Cosa di tipico? Buongiorno, questa vostra buongiorno focaccia? A tutti. Io buongiorno, sono Alessandra. Buongiorno a te. È un prodotto tipico della tradizione barese, pugliese, ma barese in particolare. Ed è un prodotto fatto con prodotti genuini, in particolare olio extravergine di oliva, che noi utilizziamo l'olio extravergine di oliva origine COP. E a base di ingredienti naturali, semola, farina, lievito, sale. È un prodotto davvero famosissimo a Bari e molto, molto venduto. Vi faccio vedere. Ecco, facci vedere prodotto, la focaccia. Sì, se riusciamo magari a farvelo vedere. Eccola qui, la focaccia barese con pomodoro maturo, olive baresane. E un po' di origano, un po' di sale, è cotto con olio extravergine di oliva. Questa è la sua particolarità. Ed è un prodotto che fa molto bene all'umore, ecco. Fa bene all'umore, che in questo periodo ci vuole, sì. Assolutamente. Esatto. Stanno certo, dicendo certo. Che qui c'è gente che si sta un po' così, è un po' invidiosa di queste buone sì. specialità. Fanno bene, sì. Alle sì, perché è molto buona. Anzi, ti invito. Alle 10 un po', una tentazione. Vi invito a venire. Certo, va bene, certo. Volentieri. Al volo, grazie. Una buona grazie giornata. Mille. Anche a te, grazie mille. Scusate per la fretta, ragazzi, solo che purtroppo perfetto, siamo perfetto, sì, sì. In grazie Ale. Filiberto, sì. Per quanto riguarda la gastronomia, poi chiudiamo con sì, Marco. Un ultimo passaggio così al volo. Sì. Vorrei così fare un intervento al nostro gastronomo, Emanuele, che ci racconta del salume, che è il capocollo di Martina. Ecco, e sul capocollo ci siamo bloccati, no. Ok, ci siamo fermati un attimo, però torneremo. Qua, un attimo. Ok, perfetto. Ottimo. Pronto, mi sente? Sì, sì. Sentiamo tutto. Oggi vi voglio parlare di un'eccellenza del nostro prodotto. Sì, sì? Sì. Vi parlo di un'eccellenza del nostro prodotto, dei nostri prodotti enogastronomici della nostra Puglia, ed è il famoso capocollo di Martina Franca. Il capocollo di Martina Franca che viene prodotto in una zona nella Val d'Itria, che si estende tra Martina Franca, Locrotonte e Alberobello. Il capocollo di Martina Franca è un presidio Slow Food, che è un ente che lo riconosce e ne certifica la qualità. Ne sì, tutela, ma qual è? La... aspetta però, qual è? Facci sì, vedere qual è. Io la mostro subito. Sì, io la mostro esatto, subito. Adesso perfetto. Le facciamo una panoramica sull'esposizione. Questo è il famoso capocollo di Martina Franca. Questo è il famoso, benissimo. Sì. Come le dicevo, un presidio Slow Food dal 2000, è diventato un presidio Slow Food, quindi è tutelato da questo presidio.
La caratteristica del capocollo di Martina Franca ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, tre se non le più importanti che vengono effettuate nella fase di lavorazione. La prima è la marinatura, il prodotto viene immerso in un vincotto di vino ricavato dalle zone della Val d'Itria, che nella fattispecie la Verdeca che vedete qui esposto, dopodiché la seconda importante fase che lo contraddistingue è la legatura. Mentre tutti i suoi simili in terra nazionale hanno una legatura più o meno omogenea su tutta la superficie, il capocollo di Martina Franca viene legato con uno sfago solo ad un'estremità. Questa si chiama tecnica di impiccagione. Un'altra caratteristica importante è l'affumicatura e viene stoccato in delle celle dove viene immesso un fumo ricavato da dei fuochi prodotti con il legno del fragno è una quercia tipica della zona della Val d'Itria. E un'altra fase importante del capocollo di Martina Franca che ci tengo a specificare è la posizione geografica strategica della Val d'Itria. La Val d'Itria è praticamente posizionata al centro fra due mari equidistanti, il Mar Tirreno e il Mar Adriatico. Queste due correnti offrono al prodotto un microclima particolare che lo rende molto gustoso e molto profumato e unico nel suo genere. Quindi non mi resta che venire da noi in Puglia ad assaggiarlo ed è tutto e vi saluto, una buona giornata. Grazie davvero, aspettate perché qui mi si è bloccato grazie tutto. Grazie a voi. Mi si è bloccato tutto ragazzi, questo è un po' un problema sì. Ma torneremo sicuramente, io... eccoci ce l'ho fatta perché ragazzi. Cristina io ti sento. Lezioni... Sì no ma ci sono, mi vedo, mi ero un attimo bloccata okay, ma è perfetto. L'emozione di sentire parlare di questi salumi che hanno in mezzo anche il vino, uno mangia e beve insieme praticamente. Ragazzi siamo in super chiusura, io davvero vi ringrazio, però l'ultima battuta, Mauro ti faccio salutare allora. Mauro grazie davvero. Grazie a voi, grazie. L'ultima Cristina. Battuta a te, grazie sì, davvero allora. Per essere stati con noi, grazie anche sì, a... Cristina, io... Sì. Volevo come dire, fare un saluto da punto vendita mostrando la squadra, la mia squadra che in questo periodo ha dato il massimo e quindi vorrei ringraziare tutti quanti loro e un saluto a tutti. Grazie davvero a voi, grazie ciao, allora ciao, a Lipercop Pastor e grazie davvero a Coop & Coop San Ruffillo Bologna, quindi con il nostro Mauro, grazie davvero. Abbiamo sforato, ma lo capite, insomma, gli argomenti sono davvero tanti e le persone sono davvero speciali. Io vi saluto, vi aspetto domattina, ahimè, ultima puntata di questo nostro esperimento, però insomma sarà una puntata scintillante, possiamo dire così, quindi vi aspetto puntuali 9:30, intanto però ci lasciamo con le immagini, fotoricordo e non solo, punti vendita. Ciao!